Buongiorno ragazzi, in questo video oggi incontreremo la rifrazione, secondo fenomeno associato alla luce visibile che ci circonda. Non dovrebbe essere fondamentale per questa lezione la riflessione fatta nel video precedente, nel caso vi consiglio di andarla a ricontrollare. Che cos'è il fenomeno di rifrazione? Partiamo subito con un esempio. Una cannuccia spaccata a metà. Risposta: no, non è Photoshop, ovviamente, è un fenomeno ottico chiamato appunto rifrazione. Un passo indietro sulla parte di riflessione, breve appunto. Cosa succede quando io vedo un oggetto? Succede che la luce rimbalza sull'oggetto che deve farmi vedere e arriva al mio occhio. Cosa capita però in queste due fotografie? Capita che la luce, prima di arrivare al mio occhio, debba cambiare mezzo materiale in cui si propaga, perché c'era l'aria prima, c'è l'acqua adesso. Il cambio del materiale è proprio ciò che porta a questo fenomeno di rifrazione. Ma facciamo un passo per volta. La rifrazione è un fenomeno fisico che si manifesta quando la luce passa da un materiale ad un altro, e questo è il modo in cui io lo vedo. La rifrazione si manifesta come deviazione del raggio luminoso. Io ho il disegno esemplificato anche nella riflessione. Non mi dimentico mai che esiste la normale al piano, quindi la perpendicolare, che in questo caso è una retta sul punto di incidenza. Il raggio di luce arriva nel suo punto di incidenza e quando cambia mezzo, questa si chiama superficie di separazione, il raggio devia. Andiamo con ordine. Abbiamo detto nel video dello spettro elettromagnetico che la luce ha una velocità fissa di 3 per 10 all'ottava metri al secondo. Sì, assolutamente, nel vuoto, non sempre, ma sempre nel vuoto. Perché? Perché lo spazio è poco denso, fa poco attrito, fa poca resistenza, quindi è lecito pensare che la luce si propaghi costantemente, con velocità costante all'interno del vuoto. Ma quando siamo sulla Terra e il mezzo cambia, allora cambia anche la velocità della luce. Definiamo una grandezza fisica, anzi, scusate, non è una grandezza fisica perché non ha unità di misura. Definiamo però una grandezza, indice di rifrazione, che tiene conto del rapporto tra la velocità della luce nel vuoto e la velocità nel materiale stesso. Chiamiamo allora n piccolo l'indice di rifrazione, c velocità della luce nel vuoto, v velocità della luce nel materiale. Questo è il classico schema della rifrazione. Andiamo a leggere velocemente i parametri coinvolti. N1 ed N2 sono i due indici di rifrazione, di nuovo la normale alla superficie, come nel caso della riflessione, alfa di incidenza, quindi l'angolazione in gradi a partire dalla normale verso il raggio in senso antiorario, alfa di rifrazione, angolo rifratto dalla normale al raggio in senso orario, superficie di separazione, e abbiamo detto tutto. Entrambi gli angoli, come detto, sono da considerare espressi in gradi. Esiste un modo per risolvere esercizi legati alla rifrazione. Che cosa mi verrà chiesto prevalentemente? Prevalentemente uno dei due angoli, tendenzialmente. Sono anche gli esercizi un po' più complessi. Come posso risolvere esercizi di questo tipo? Con la legge di Snell. Vedete qui sotto. N1 per seno dell'angolo di incidenza uguale N2 per seno dell'angolo di rifrazione. Il seno è quella funzione che spesso si incontra in fisica. E visto che gli angoli in questo esercizio sono dati in gradi, il seno dovrà essere calcolato con la calcolatrice esplicitamente messa in DEG o D, DRG, quello che avete. L'importante è che sia quello. Una piccola osservazione che ci può facilitare negli esercizi. Se uno dei due mezzi materiali in cui si propaga la luce è l'aria, se il raggio arriva dall'aria, se il raggio finisce in aria, in ogni caso, se c'è l'aria coinvolta, n dell'aria sarà uguale a 1.
Perché per noi è più comodo? Ma perché l'aria è un mezzo materiale un po' atipico. È materiale, però è molto poco denso, molto leggero, diciamo. Quindi possiamo assumere che l'aria, con le dovute precauzioni, sia assimilabile al vuoto, almeno per quello che ci serve. Quindi la velocità della luce nell'aria si può propagare senza alcun tipo di attrito, senza rallentare, e possiamo supporre con sufficiente garanzia, con sufficiente certezza, che la velocità della luce nell'aria sia uguale a c, esattamente come nel vuoto. Ma per come è definito l'indice di rifrazione, cioè c fratto v, se v è uguale a c, allora resta c fratto c e di conseguenza 1. Circa 1, qui l'uguale è un po' forzato, ma 1 va bene, va più che bene per noi. Esercizio d'esempio. Un raggio di luce proviene dal sole, di conseguenza per noi dall'aria, dopo essere entrato nell'atmosfera, incide sulla superficie d'acqua con angolo di 40 gradi rispetto alla verticale. Calcolare angolo di rifrazione. Devo essere sicuro di conoscere tutti i dati, e non è che io ne abbia bisogno di tanti, perché se il raggio arriva dall'aria, un dato ce l'ho a prescindere, l'indice di rifrazione dell'aria. L'indice di rifrazione dell'acqua è un dato che io conosco dalla teoria, quindi ce lo posso avere, ed è in particolare scritto qui sotto. L'angolo di incidenza, scusate, l'angolo di rifrazione è l'incognita del mio esercizio. L'unica cosa che devo assicurarmi di avere è l'angolo di incidenza. Perfetto, c'è un angolo qui nei dati. Sottolineo, la cosa più importante perché questa è una delle cose che si sbagliano più spesso negli esercizi. L'angolo, per il disegno che c'era in precedenza, deve essere alla verticale, quindi deve essere quell'angolo che dalla direzione verticale del piano cartesiano, dall'asse Y, porta al raggio girando in senso antiorario, esattamente come viene richiesto qui. Quando invece io o chi per me volesse fare il simpatico, vi darebbe l'angolo all'orizzontale, che sarebbe questo. E non va bene per gli esercizi. Non bisogna avere questo. Se ci dovesse essere, basta fare 90 meno questo angolo e si ottiene l'alfa di incidenza, l'angolo alla verticale. Prendo con una manciata tutti i miei valori e li posso riportare nella mia formula. Se la calcolatrice è in deg, il seno di 40 vale 0,643. Riporto nella formula di nuovo, faccio calcoli, estrapolo la formula inversa e voilà, seno di alfa r è uguale a 0,483. Finito? Assolutamente no, il problema non finisce qui. Perché? Perché la mia incognita era alfa r. Non seno di alfa r. Se voi in matematica, finito l'esercizio, invece che scrivere x uguale, scrivete x quadro uguale, sì, avete trovato un risultato vicino a x, ma non avete trovato x. E qui la stessa cosa. Se trovate seno di alfa r, avete trovato un qualcosa che c'entra con alfa r, ma che non è alfa r. Io lo voglio togliere. Perfetto. Allora utilizzo il tasto seno alla meno 1, o se non ho il tasto, vado a premere second F o Shift, che c'è su tutte le calcolatrici scientifiche, e poi premo il tasto seno, dando origine sul monitor alla funzione seno alla meno 1. Sostituisco il valore che avevo trovato in precedenza, questo, e vado ad ottenere il mio alfa F. Un'applicazione della rifrazione. Un'applicazione molto ben visibile della rifrazione nella vita reale. L'arcobaleno. Perché l'arcobaleno dà una. Perché l'arcobaleno c'entra con la rifrazione? Per questo motivo. Perché, soprattutto dovuto al fatto che l'arcobaleno spesso e volentieri viene visto dopo un temporale, la luce solare colpisce una goccia d'acqua, una goccia residua, una goccia che si è fermata nell'atmosfera. E grazie ai diversi indici di rifrazione di ogni colore dell'arcobaleno, o meglio, in modo più scientifico, grazie ai diversi indici di rifrazione di ogni
frequenza di ogni lunghezza d'onda appartenente allo spettro visibile, per noi, la luce solare si apre, letteralmente, si allarga, perché gli indici di rifrazione sono diversi, quindi gli alfa R sono diversi anche loro, si apre e rivela tutte le lunghezze d'onda al suo interno, per noi i colori. Grazie a una riflessione, l'arcobaleno ritorna poi verso la Terra e di conseguenza verso noi osservatori. In queste immagini sottostanti io posso vedere altri tipi di arcobaleno, su tutti dovuti comunque al fatto che sia presente dell'acqua nell'atmosfera, vuoi perché è inverno e quindi è più umido, vuoi perché ci siano delle nuvole, quindi comunque acqua, vuoi perché sto bagnando, c'è comunque acqua nell'atmosfera. Se un raggio solare colpisce dell'acqua all'interno dell'atmosfera, può originarsi un arcobaleno. Altri esempi di rifrazione sono la luna rossa, sia in caso di eclissi, sia in caso di alba o tramonto della luna, che in caso di alba o tramonto del sole. Perché avviene questo? Perché in questi momenti della giornata, sole e luna sono molto piatti sull'orizzonte. Ricevono, quindi, illuminano quindi la Terra, ma la loro posizione fa sì che una rifrazione sull'atmosfera vada a perdere le informazioni di colore di quelle lunghezze d'onda tra viola e blu. Vengono rifratte ed escono di fatto dallo spettro visibile, lasciando quindi solo rosso, arancione e giallo. Ed è questo l'effetto che vediamo noi. Qua, ovviamente quando poi si alzano sopra l'orizzonte, i blu e il viola vengono rifratti ma con meno prepotenza, rientrano di nuovo nello spettro visibile e di conseguenza vediamo regolarmente. Caso particolare della rifrazione è il caso della riflessione totale, caso che può avvenire solo quando N1, quindi l'indice di rifrazione del mezzo da cui parte il raggio, sia maggiore di N2, mezzo, indice di rifrazione del mezzo in cui arriva il raggio. Esempio per comprendere quando questo caso può avvenire sono i faretti delle piscine. Se io ho il faretto messo sul fondo, il faretto spara la sua luce, la luce di fatto si origina in acqua ed esce poi in aria, quindi N1, quello dell'acqua, maggiore di quello dell'aria. Perché è così importante? Una piccola osservazione. Quando il raggio arriva e si rifrange, il suo angolo rifratto è inferiore all'angolo di incidenza. Questo in condizioni normali, quindi nel caso in cui questa sia aria e questa sia acqua. Se io scambio i due materiali, è lecito pensare che alfa di incidenza sia inferiore all'alfa di rifrazione. Questo effettivamente è quello che succede. Allora a questo punto devo porre la mia attenzione su un particolare tipo di fenomeno. Se è vero che se questo materiale ha indice di rifrazione superiore a questo, allora l'angolo aumenta e ad un certo punto io arriverò ad un angolo tale per cui la rifrazione rimane perfettamente parallela alla superficie. È un problema per me? No, non lo è. Però se questo raggio corre parallelo alla superficie, io non lo potrò mai vedere. Resta lì, non arriva a me osservatore che sono all'esterno. E come non arriva al raggio rosso, non arriva nessun raggio che abbia incidenza superiore a quell'angolo lì. Allora, addirittura il raggio verde rientra nello stesso materiale. Questo è il fenomeno della riflessione totale, cioè è un angolo oltre il quale tutti gli angoli di rifrazione hanno angolo pari o superiore ai 90 gradi. Un'applicazione nella vita reale è quella delle fibre ottiche. Infatti, le fibre ottiche sono fatte di un materiale simil vetro, con un alto indice di rifrazione, che, rispetto a quello che c'è all'esterno, tipicamente aria, lasciano un angolo molto piccolo, e di conseguenza l'onda elettromagnetica che viaggia all'interno della fibra ritorna sempre all'interno e può correre molto più rapidamente che un qualsiasi wifi. Questo perché il wifi viaggiando in aria può essere disturbato da interferenze. Nella fibra di vetro no. Arrivederci.